dalla reazione di Fermia alla reazione di Civitella, resistenza di Civitella. Prima di iniziare il discorso mi piacerebbe concludere quanto diceva Maurizio Di Giovanni prima, proprio di Civitella, perché questa storia del risorgimento italiano in realtà non è altro che la storia dell'ipocrisia, della menzogna e della falsità. Allora, Giovanni da Sicilia, napoletano, che ha partecipato ai voti del 20 e del 48, che ha passato quasi mezza vita nelle carceri, era un esiliato, tornato poi nel 48 dopo la Costituzione. Questo napoletano, che apro una parentesi, di solito si dice che i peggiori nemici della Chiesa sono i preti. I peggiori nemici del regno delle due Sicilie erano gli esiliati, una falsità, una menzogna unica. Allora, a proposito di Civitella, che cosa scrive nel 1862? Lode grandissima meritano i soldati italiani, che scarsi di numero, senza cannoni, senza cannoni, avevano i cannoni normali, quelli che producevano, senza risorse, restarono 5 mesi fra i disagi, le fatiche e i pericoli. Sotto la pioggia, in mezzo alla neve, che pur seppero con ammirabile costanza tenere rinchiusa quell'orda di barbari, cioè quelli che difendevano questa cittadella, che erano soldati, cittadini di Civitella, civitellesi ed altri che erano venuti in aiuto, non erano altri che un'orda di barbari. Superiore di numero, cioè qui. Questa è la testimonianza della falsità. Protetta da 27 cannoni, i vecchi poi erano 21, e da mura a Civitella del fronte, i soldati italiani furono valori come sottolineati. Io mi sono detto che quest'anno tre chilometri che hanno iniziato a bombardare una città, quale valore hanno dimostrato. Ma questo vi dimostra la falsità di queste persone. Questa, la storia è una calunnia continua. Quando si leggono queste cose, dico, a me viene la nausea, ma viene una cosa di storia. Allora, per tornare poi a Isernia, alla reazione, nel 1861 fu pubblicato un libretto di 50 pagine, La reazione di Isernia, dal 20 settembre al 20 ottobre 1860. Chi è che pubblicò questo libro anonimo? Molti anni anonimo. Stefano Gnadelli, sindaco di Isernia. Chi era questo signore? Nel 1848 fu deputato al Parlamento con la Costituzione di Ferdinando II. Dopo la rivoluzione del 15 maggio ci fu il processo e questo signore, secondo i nostri liberali, con nomi borbonici, testimoniò contro i suoi amici e loro lo hanno criticato per accattivarsi la simpatia dei borbonici. Dopodiché era borbonico, poi con l'approssimarsi della rivoluzione del 1860 diventò liberale e fu eletto sindaco di Isernia. Era il capo del partito liberale di Isernia. Ora, a quel tempo in tutte le città del regno c'erano due fazioni, liberali e borbonici. Ma chi erano i liberali? Non era altro che la borghesia nascente, annessionista, unitaria. Prima erano liberali, poi diventarono monarchici, costituzionali, con vittoria per distinguere il borghese. Dall'altra parte c'erano i contadini, gli operai, i conti, perché la classe era istruita. Allora, la classe istruita dei borghesi, la classe povera, ignorante, cafona, rozza dei contadini. In tutti i paesi si crearono questi due correnti, finché non arrivò Garibaldi a Napoli. Nel momento in cui Garibaldi giunse a Napoli e re partì, che cosa successe? Che i liberali si imposero in tutti i comuni. In che modo? La prima cosa che fecero, abbattere il sistema dei borboni, togliere le immagini di Francesco II
fatto, ma non fu un errore, è la concessione della Costituzione il 25 giugno. Questo diede la libertà a chi prima se ne stava tranquillo di poter agire liberamente. Cioè i liberali tornarono in patria tutti gli esuli su pressione di Cavour, perché dovevano venire per aiutare la rivoluzione, promuovere la rivoluzione e aiutare l'impresa di Garibaldi. Nello stesso tempo, il 14 luglio, fu nominato ministro dell'interno Liborio Romano. E che cosa fece questo signore? In realtà nominò intendente di vari comuni tutti quasi gli esiliati che tornarono in patria, perché doveva favorire la sollevazione popolare e la rivolta di Garibaldi, cioè l'ascesa di Garibaldi. Che cosa accadde? Che in tutti i comuni la prima cosa che fece, oltre a battere le immagini, togliere le immagini, nominare dei governi provinciali. Ok? Quindi a Isernia c'è il Diadotti, sindaco, che a un certo punto, quando ha cominciato a sentire odore di reazione, se n'è andato a Napoli, ha lasciato Isernia. Ok? Dall'altra parte però, a Isernia c'era la famiglia De Lellis, che era il suocero di Diadotti, perché aveva sposato la figlia. Borbonico, realista, e c'era una grossa della ricevitoria, come si dice, della tesoreria dello Stato, no? Che lui raccoglieva praticamente le imposte, che era una carica invidiata da Diadotti, che avrebbe voluto avere questa carica. C'era una lotta fra queste due famiglie. Ok, Diadotti fugge e a Isernia resta De Lellis, Gennaro. Con la venuta di Garibaldi, dicevo, in tutte le città i governi sono nati governi provvisori. Il re è partito e quindi prendono possesso. Quando il popolo umile, comincia a vedere questo cambio, cioè l'abbattere gli stemmi borbonici, mettere Garibaldi e mettere Vittorio Emanuele che non conoscevano e non volevano, è nata la reazione. Ma di solito quando si parla di reazione si pensa solo e soltanto alla reazione contro i garibaldini e i liberali. Allora, quando fu pubblicato questo libro nel 1860, Diadotti vuole prendersi una rivincita, perché gli fu bruciato il palazzo, gli fu ucciso un figlio, e vi dirò come, è vero, contro i borbonici, e accusava Francesco II di aver voluto creare la strage in tutti i paesi. Lui diceva che il 1 ottobre a Gaeta il re aveva tenuto una riunione per creare la strage. Cioè era una forma di vendetta contro Francesco II. E questo libro fu letto da tutti. A questo libro ci fu una risposta di Diamonte e Marulli, ci fu una controrisposta di Diadotti che portava i documenti. Insomma, questo personaggio diventò un eroe del momento. E Isernia, che cosa si diceva di Isernia? Vi leggo due citazioni per farvi capire, e poi vi dirò un'altra cosa. La città di Isernia è stata il teatro delle più grandi atrocità. Attenzione, la reazione noi la possiamo dividere in due tempi e forse anche tre. Nel senso che non ci fu solo la reazione contro i liberali a Isernia, ma prima, il 3 agosto, quando è sbarcato Garibaldi in Sicilia, ci fu una grande reazione contro i borbonici. E un altro fatto eclatante di cui non si parla è quello di Bronte, dove i contadini che a maggio hanno visto il proclama di Garibaldi che dice saranno divise le terre da tutti quelli che parteciperanno alla rivolta e a quelli che parteciperanno in modo diretto avranno anche il doppio delle terre, si avanzano, per attirarsi da buon politico la simpatia dei contadini, ecco, fa questo proclama. Il contadino non aspetta altro e dopo in alcuni comuni cominciano a dividersi le terre, ma a Bronte ci sono i borbonici, poi c'è la Lucea di Nelson, per cui qui si rallenta e questi aspettano, prendono, eccetera, eccetera. Un bel giorno si sono stancati e hanno fatto la reazione, il 3 agosto scoppiato. Ma guardate, con le stesse modalità, noi siamo in Sicilia e qui siamo all'altro estremo del regno. È strano, molto strano, perché se si analizzano gli episodi, i due episodi, hanno le stesse caratteristiche e modalità,
di sera da una parte e di sera dall'altra. Aggrediscono i palazzi dei liberali, li aggrediscono i palazzi dei borbonici, li incendiano, uccidono le persone, li trucidano. Addirittura in Sicilia, li mettono sui rovi, dopo aver buttato giù una mobilia, eccetera. Questa è la reazione contro i borbonici, ma è la stessa reazione che abbiamo ai serbi, anzi in modo inferiore, però all'epoca i serbi portava il nome in tutta Europa di essere stata atroce. Che cosa dicevano? È stato il teatro delle più grandi atrocità, si riunì un gran numero di contadini e di gendarmi che ad un'ora fissata di notte non solo saccheggiarono tutte le case dei borghesi e bruciarono il palazzo, la stessa cosa che fecero i borbonici, di cui non si parla mai, del signor Jadossi, che poi è Jadopi, stato deputato nel 1848, ma pugnalarono e fecero a pezzi suo figlio dell'età di 21 anni. Non è vero. Francesco Jadopi non fu né pugnalato né fatto a pezzi. E né gli furono tolti due occhi. Ve lo dico dopo. Che cosa scrive un certo Atletto Arrighi? Il di lei non è disonorato, parliamo di Serbia, fece il giro d'Europa. E quantunque l'opera nefanda fosse stata compiuta da pochi tribù, pure l'essere questi fra i primari della terra fece sì che la colpa si spandesse sulla maggioranza dei cittadini che pur non erano meritevoli di casa. Cioè i serbi fecero il giro d'Europa perché fu una città atroce, ma non è vero. Che cosa accadde ai serbi? Questo. A fronte furono uccisi molte più persone di Isernia, furono commesse delle atrocità superiori. Poi arrivò Bixio il 4 di agosto, fece un processo sommario, doveva punire i responsabili, tranne quelli che avevano commesso i reati. Aveva deciso che un certo avvocato, Nicolò Lombardo, doveva essere ucciso, senza giudizio, o quantomeno. Era un liberale, ed era anche liberale, però. Vabbè, adesso non devo parlare di Broglie. Che cosa successe? Praticamente che lì c'era Nicolò Lombardo, il quale fu accusato di essere il capo dell'aviazione, ma c'era un altro motivo, il quale aveva fatto da mediatore fra il popolo, magari sa cosa succede, si incende il fuoco, poi non si controlla più. A Isernia c'era il vescovo Saladino il Gennaro, il quale c'era una massa di popolo che dopo aver visto distruggere le immagini del re, dopo aver visto buttare giù la statua, si comincia ad allarmare. È chiaro, e il vescovo magari cerca di mediare la cosa, di calmare, cioè, si vede un andirivieni di persone che vanno e vengono dalla casa del vescovo, e allora lui è il capo reazionario. Ok? Andiamo avanti. Il popolo praticamente reagisce, il popolo, con le armi che ha. Il popolo, la reazione popolare è impulsiva, è istintiva, è chiaro. Ma se voi andate a trovare la stessa reazione di Masaniero, evidente, anzi Masaniero di testo ne parlò moltissimo, non si parla di questo. Verso la fine di agosto, in prossimità della vigna di Garibaldi, si crea una legione dei cacciatori del Vesuvio, i quali sono comandati da due personaggi, colonnelli sorgenti, Fanelli e Spateras, due personaggi che facevano parte del Comitato Rivoluzionario di Napoli, che nel 1857 avevano organizzato la spedizione di Sapri. E Giovanni Nicola, che si salvò, ce l'aveva morto con questo Fanelli perché gli aveva promesso che giunto sul posto avrebbe trovato